Io spero di dirlo in maniera accettabile. Ribaltata a teso con un avvitamento e mezzo fatto praticamente come schioccando le dita. Sembra tanto facile, ragazzi, ci vuole un'energia per fare sto salto, un caricamento mostruoso. Eppure lo fa con una facilità, è proprio nella sua indole, guardate. Tum, pam, 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 pam. Uno e mezzo, bravissimo. Sì, come dicevamo altissimo con Benedetta Gava poco fa, insomma, ci sono delle predisposizioni incredibili per certi attrezzi. Assolutamente. E sicuramente questa è un'interprete incredibile, straordinaria, che ci alza tantissimo il livello di questa competizione. 14° trofeo Città di Jesolo, che può avvantato e continua a vantare interpreti mondiali, che è possibile vedere dal vivo in Italia, altrimenti appunto bisognerebbe arrivare a Tokyo o in Corea o magari a Parigi, vabbè, più vicino al prossimo appuntamento olimpico. Sì, però... che tra l'altro le gare di ginnastica si terranno, se non sbaglio, al palazzetto Bercy. Parigi-Bercy, esatto. È qualcosa stupendo, di eclatante, il palazzetto più bello che io abbia mai visto. Ve lo assicuro. Secondo è salto immenso della coreana. Io ricordo un incontro internazionale a Parigi-Bercy dove vincemmo tutto. Io ho fatto i miei primi europei lì. Ma però è andata sul sicuro. Sì. Yurchenko con un avvitamento.